illuminato, ampliato, magari con la realizzazione di una rotonda. È la richiesta del sindaco Pasquale Corallo al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dello svincolo che, all'altezza di Trivento, immette sulla Trignina. Direttamente sul posto, il primo cittadino di quel comune ribadisce la necessità dell'intervento che, peraltro, si inserisce in un contesto più ampio di messa in sicurezza degli svincoli tra Abruzzo e Molise lungo la trafficata arteria di collegamento tra Tirreno ed Adriatico. Nel documento del 4 aprile scorso io chiedevo con forza un'illuminazione dello svincolo di Trivento, ma anche di tutti gli svincoli che riguardano appunto l'arteria trignina per il territorio molisano, perché tutti sanno, gli utenti che comunque fluiscono di questa strada, che gli svincoli del comparto Abruzzo sono stati già tutti illuminati e quindi messi meglio in sicurezza. Naturalmente il nostro comparto è quello ANAS per quanto riguarda Molise e chiedevo questo, con in più anche un allargamento dello svincolo, con in più anche per esempio una rotonda all'uscita dello svincolo di Trivento per permettere meglio il deflusso del traffico, specialmente in alcune ore della giornata. Penso per esempio all'arrivo degli autobus per i nostri lavoratori che vanno nella zona di Termoli e anche della Sevel, e quindi zona di Atessa di Abruzzese. Penso ai tanti studenti che fanno capo allo svincolo di Trivento per poi andare verso gli istituti superiori, per esempio di Campobasso, di Vasto, di Termoli e anche naturalmente degli istituti di Trivento.